Io ho realizzato un sogno. Ho venduto la mia macchina, mi sono liberato di tutte le cose inutili che avevo e ho preso una barca a vela, che era il mio sogno ossessivo da quando ero bambino. Tutto questo è stato possibile anche grazie ad un mio grande amico, Angelo, che mi ha regalato la sua barca del 1978, un Comet di 11 metri che si chiamava già Peperita. Inizia un'avventura, eh? Inizia un'avventura grazie ad Angelo. Ti voglio bene. Anch'io. Quando ci sei tu, sarai sempre tu il padrone, e puoi venire quando vuoi. Questa è la prima volta che l'ho vista. Mi spiace che è piena di polvere, guarda. Vabbè. No, ma è una tragedia. Sì. Cioè, pulirla sarà... Mi piange il cuore. Tu vedi, il motore sta qua sotto. Sì. Quindi tu, qua c'è l'armadietto per tutti i collegamenti in testa d'albero. Qua è la stazione del vento. Ok. Qua ti dà lo stato di carica delle due batterie. Ti dà quanto sta dando il pannello solare, quanto sta dando il generatore eolico. Ok. Sì. Qua c'è il pilota automatico. Quello bisogna cambiarlo tutto. Questo è dove stavo andando a sto fare. Ma il lavoro più grande che c'era da fare era ricostruire da capo tutta la carena che in passato era stata totalmente colpita da osmosi. Mi scoraggio un po' tutti i lavori che ci stanno da fare, mamma mia. Parecchie cose non le riesco a capire. Su a dritta abbiamo il piano per il carteggio, cucina, frigorifero, lavandino. Qui abbiamo i comandi interni, motore Yanmar. È fantastica. Adesso dobbiamo controllare tutto l'impianto elettrico, rimessare il motore, armarla, pulirla tutta. Un giorno la vedremo in mare questa barca. Questo è un viaggio. Terzo viaggio dalla barca a casa. Sto mettendo tutto sotto al garage. Che viene mia mamma, mi ammazza. Che sconforto, madonna mia. Tutta questa roba è piena di polvere, tra l'altro. Tutto bene, mamma? Mamma, non può stare, non c'è di avviso così. Non si, sì, ma così abbandonato vanno i topi. Domani mattina le lavo le cime e le metto già imbustate. Bene, stiamo procedendo. Due giorni e due notti che provo a mettere in ordine qui. Sto mettendo tutte nei bustoni, sto catalogando tutta la roba. Francesco, devi sudare. Sacrifici. Amore. Passione, determinazione. Ce ne va qua di lavoro. Mica si deve muovere tutto, no, così. Deve essere fisso. E poi vorrei cambiare le valvole del bagno. Il kit di membrana. Ok. Sì. Là pure si deve pulire, no? Sì, ci puliamo. Ce n'è da fare, ce n'è. Si deve cambiare ovviamente pure il regolatore, tutto. Io ne vado, devo fare ancora la valigia per le Filippine. La valigia poi, un zainetto mi porto. Ciao Peperita, ci vediamo quando torno dalle Filippine. Buongiorno Peperita, tranquilla che piano piano diventerai bellissima di nuovo. Guarda, puoi spruzzare con un po' di protettivo, ci metti un po' di grasso. Meno male che c'è Cefalos. Un'altra giornata di lavoro alla barca è stata fatta, adesso che vado a casa devo sistemare tutta questa roba. L'importante è non rovinare i vernetti di plastica, quella è l'unica cosa. Ciao bello. Grazie. Vai, mettimi un po' di ammorbidente, no? Grazie mamma, mi stai aiutando pure tu alla barca, grazie mamma. Io lavoro. Basta, continuo domani. La barca mia si chiama Peperita. Peperita? Che cazzo di nome? Ce l'aveva già, è comunque un bellissimo nome. Non lo so. Ha un qualche significato? Non lo saccio. Muovete. Che dobbiamo fare? 10 km e 20 sprint. Andiamo. Oggi è un nuovo giorno. Smontiamo io, blò. Meglio non rischiare. Meglio non rischiare.
tornando da Salerno, sono stato tutto il giorno su Peperita. La stagione sta per arrivare, i lavori alla carena ancora non iniziano perché questo tempo di merda non smette di piovere. Mari, l'unica cosa che non mi piace però è qua dentro, si deve fare per là dentro. Dove qua? Poi mi devo completare a sgrossare dall'altro lato lì e poi si parte con la camicia di stucco. L'abbiamo pulito già ieri. Al lavoro! Devo fare un'altra! Radio Maria, cambiare lo staff e rifare, questo si è rotto pure, guarda. Sentina, doccia, si deve controllare perché prima non funzionava. Inizia a prendere una forma e un colore più marinaresco. Il gas l'avevamo controllato, no? Funzionava. La doccia, la lucetta di lettura in cabina armatoriale. Mari, io sono social e tu sei il mio capo cantiere. Vuoi dire qualcosa? Già, faccio giù. Sono le 6 del mattino. Per l'ennesima volta sto facendo Torre Suda, Ponte Cagnano. Qua c'è già la seconda mano, tipo. Dovresti scendere tutto a zero e poi trattare tutto con lo stesso impegnato. No, e chi me lo fa fare? No, non finirò mai di lavorare, secondo me, su questa barca. Non so manco se me ne accorgo qual è prova e puppa, perché sono tutti uguali i cuscini. Ah, i cuscini mi fate preoccupare. Ma che cosa intendevi? Che non sapeva proprio la poppa della barca. Wow. Sì, uscì. E me ne sono fatto imbustare stesso dalla lavanderia. Ti ho portato tanta roba, mamma. Come ti ho portato questo, Francesco? Purtroppo molte riprese sono mosse perché non ho un cameraman con me. Amore mio. Amore mio. Domenica riuscite a mare con gli allievi e lunedì ritorno a Salerno da Peperita. Sono le 9:25, siamo partiti da Lecce alle 5:30 di questa mattina. Questa volta non sono solo, c'è il mio grande amico Juan Terminator che è venuto con me. Stiamo iniziando ad armare di nuovo Peperita. Questo signore che vedete spesso nel video è il super Maurizio Soldani, il capocantiere di Nautica Ippocampo, Ponte Cagnano, che insieme a Luca, il fratello, mi stanno sistemando Peperita. Di tutto a mano, gratti tu, Mari. Tutto con i tamponi a mano e carta da 40 della site. E inizia a prendere forma Peperita. Bellissima! Li metterai tutti a prua. Non c'è qualcosa di qua per fissarlo? Peperita? Peperita si chiama. Pulizia del forno. 79. Sì. I lavori di stucco sono quasi finiti. Un giretto sull'albero. Questa va bene. Qua praticamente se metti la spatola entra un centimetro dentro. Ma si è nascosto per forza perché comunque non possiamo rimettere questa, ha detto Maurizio. Fondamentale, che comunque di roba qua ce n'è, Vedi se c'hanno un blocca finestra lì. Già a mare, Peperita deve ancora. La mano magica del maestro.
La perfezione non esiste, Francesco. La perfezione non esiste, esiste solo da ippocampo. Ma facciamo la pubblicità? No, no. A già mare. Quindi non vuoi troppa pubblicità, perché sennò non vai a mare. No. Quindi non devo fare pubblicità. No, negativa se vuoi. Va bene, posso fare una recensione negativa? Sì, sì, non andate dall'ippocampo, assolutamente. Perché è già a mare. Perché è già a mare. Dai, dai, che troppo te ne vai a vivere su Peperita. Stiamo cambiando gli invasi in modo da poter lavorare anche dove c'erano prima. Questa è resina? Questa qua è resina epossidica. Quindi questo è un bel cratere, diciamo. Lo strutto epossidico strutturale li portiamo prima al livello e poi dopo ci faccio una camicia di struttura sopra. Ci vediamo domani. Ma faccio così, così non ti vedi la faccia, vedi? Benissimo. Dobbiamo pulire la pala del log, che ci dà la velocità reale. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tutto uguale. E perché su Instagram vedono le foto, su foto. Facebook si fanno i cazzi là. Si vede? Sì. Grande cameraman. Faticoso, Quindi questo devo farlo uscire perfetto. No, fa la scimmia. Questa è la piastra dove poggia l'albero. Ci facciamo dare l'aspirapolvere da tuo padre. La infiliamo dal buco dell'albero qua che sta in coperta. È venuto il camion perché dobbiamo tirare su il timone per poter fare i trattamenti, per togliere il timone, per fare il lavoro alla regola d'arte, perché sennò Francesco non ci paga. Gioco non ne teneva, acqua non te ne faceva, stai a posto. Ma qua ci grattiamo per bene e trattiamo con i prodotti epossidici. Troppo tardi da Salerno, ho provato a mettermi in macchina per tornare a Torre Suda, ma sono troppo stanco. Dormo in macchina, basta. Non ce la faccio ad arrivare a casa. Dirmi non basterà. Sei venuta anche tu a lavorare, Emma? Sì. Stiamo pulendo i serbatoi di acqua dolce di Peperita. Non so se vedete quanto è brutta questa cuscineria. Fateli sapere via social a Francesco che bisogna cambiare questa cuscineria, ma la cambierà. Buonasera, è diventata nera la carena? Buonasera, veramente. Da questo lato esiste anche la prima mano bianca. La prima mano bianca. Che serve per far attaccare l'antivegetativo. Quindi devi dare resina, nero. Tre mani di resina. Che bulbo, eh? No, prima la pulisci e poi ci metti lubrificante, anche WD-40, silicone, qualcosa. Ah, tu dici faceva acqua, quindi gliel'hanno smontato e gli hanno messo il silicone attorno. Quello che dico io, noi possiamo recuperarlo perché fai una doppia, capito che dico? No, perché la mappara voglio una. Già si è visto, perso. Noi ci mettiamo il sigillante, quello buono, Sikaflex, quello che si usa nei pastascatti. Fai una super guarnizione, senza che sta a cambiare il pezzo. Ari, se sta la barca prende poi acqua, passa... io lo dico su YouTube. Qua è perfetto. Anzi, te la volessi via con me. La pompa, bisogna vedere quanti litri è. Capire come funziona il pilota automatico. Il perno di qua dovresti cambiare. Peperita. Andiamo a rompere un po' le scatole. Ari, non me la regali questa bicicletta se non me la vuoi vendere. Ma te la regalo, Francesco, ci mancherebbe altro. A te questo è altro, vai. Davanti alle telecamere sono tutti più buoni. Un'intervista a Maurizio. No, non lo sto appiccicando subito. Questo è un diagetivo dell'International. Yes. Allora, ci siamo quasi. Tra qualche giorno la barca sarà in mare. Considerato che l'hai fatto con il rullo. Siamo proprio in fase finale. La cera, togli la cera. Non ce la faccio più, non ce la faccio più.
Stiamo togliendo il nastro dopo l'antivegetativo. Il prodotto è buono e sono mani fatte bene. Mancano pochi giorni al varo. Io inizio ad armare la barca delle ultime cose, mentre Maurizio mette l'antivegetativo anche sull'elica. Mentre voi state guardando questo video, io sto facendo la traversata. E infatti il prossimo video che vedrete sarà il varo e la traversata di Peperita. Sono molto molto felice. Inizia un capitolo nuovo, importante e figo della mia vita, cioè quello di vivere a bordo di Peperita. Ed era una cosa che volevo da bambino. Faremo tante tante cose fighe a bordo di Peperita. La barca mi piace pensare che sia un po' di tutti, nel senso che tutte le persone che se lo meriteranno e che vorranno e che desidereranno tanto venire a bordo lo potranno fare. La gente entusiasta, appassionata, che ha una storia, che ha un fuoco nel cuore come ce l'ho avuto io e ce l'ho io, perché io vivo la mia vita con un fuoco nel cuore sempre. E spero di avere sempre di più il vostro supporto, il vostro aiuto, il vostro affetto. E quindi grazie. Sono stato un po' logorroico in questo video, scusatemi, nei prossimi video sarò più breve. Devo ringraziare Maurizio Soldani e Luca Soldani, i due capi cantieri che mi hanno seguito, sistemato e riavvivato Peperita. E poi tutti gli amici che mi hanno aiutato, tutti i miei super amici che ho. Poi ad Angelo, l'armatore di Peperita, quello prima di me, che ti ripeto, Angelo, anche se la barca è tra le mie mani adesso, è sempre un po' tua e potrai venirci tutte le volte che vorrai, Angelo. Ciao ragazzi.